Ora siamo a casa del signor Rossi Brunori Ignazio. Il signor Ignazio è un imbalsamatore, abita attualmente a Montefortino, ma dal 1970, 70. perché prima abitava All'Asco di Picena, all'Asco di Picena, a all'Asco di Picena. Rocca Fluvione, ci ha detto, Sì, giusto? a Rocco Fuglione, sono nato nel comune Rocco Fuglione, poi ho fatto l'agraria e mi Certo. sono trasferito ad Ascoli. E Certo. lì, finché ho studiato l'agraria, sono stato in Ascoli. Certo. Poi mi sono trasferito a Montefortino perché quassù c'aveva la proprietà e ho continuato in Baltamare. Ho capito. Ma lei come imbalsamatore ha imbalsamato e diciamo conservato un numero imprecisato di specie? Tutte, lei dice tutte le specie italiane? Tutte le specie italiane, c'erano tutto, Certo. tutte le specie italiane, Quanto? protette e non protette. Ah, protetti o non protetti? No, però ho l'autorizzazione della provincia che posso raccogliere tutti gli animali che trovo lungo la strada. Trovo lungo la E se strada. anche sono un animale protetto, io lo posso raccogliere, allora vengo in imbalsamarlo. Ho capito. Perché ci vuole appunto un'apposita Sì, autorizzazione. ci vuole l'autorizzazione della provincia. Lei ha imbalsamato tantissimi animali, fra cui tanti di grandi dimensioni, anche un cinghiale, Sì, cinghiali. ma vediamo anche tanti teschi anche. Prego, prego. Lì c'è un leone. Guardate, guardate un leone, la testa di un leone. E questa come l'ha avuta? Quella È era Rocco arrivata. Fluvione, Era uno Rocca Fluvione. che c'era di un circo, che Ma... E gli era diventato cattivo. allora ha dovuto ucciderlo. E allora io l'ho abbattuto e l'ho conservato. L'ha abbattuto, Solo lo l'ha devo conservato. tenere lungo perché non posso permetterlo Certo, la certo. sua mostra. Certo, no, vediamo tanti pezzi che sono rimasti ancora qui a casa del signor Brunori, appunto. Qui a Montefortino, dove le hanno appunto niente poco di meno che le hanno fatto proprio un museo con tutti i suoi pezzi. Quanti pezzi sono all'interno del museo dei suoi? La sua musea è tutta la fauna italiana, credo che siano 580. 580 Meno, di pezzi, preciso all'incirca 600 no, pezzi, insomma, ecco, all'incirca 600 pezzi. circa 600. Una bellissima esposizione a Montefortino che invitiamo tutti a vedere perché è qualcosa di veramente raro. E soprattutto dei pezzi che non si trovano altrove perché sono delle riproduzioni fatte proprio appositamente da lei. Ci Esatto. spiega come avviene un'imbalsamazione dal momento in cui l'animale è morto fino a quando viene L'imbalsamazione avviene, l'animale morto viene spellato, deve rimanere solamente la pelle, la solamente pelle, poi si fa lo scheletro dentro di ferro, di ferro, grosso modo, capisce? lo E scheletro di poi si ferro. riempie di ovatta, eccetera. Oggi adopereremo la Di carta. materiale di imballaggio. L'imballaggio, sì, esatto. Oh, poi diceva, questa viene trattato anche, viene trattata la pelle sia all'interno che all'esterno, diceva. No, l'esterno no. L'esterno No, l'esterno no. no. L'esterno no, come Solamente dicevo. l'interno. L'interno. Solamente Nel quale, l'interno. diceva, si mette formaldeide. Il nemico numero uno è l'umidità. 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 Assolutamente, perché crea le L'umidità, muffe. esatto. Infatti dovevo portarla ad Ascoli, a fare una mostra ad Ascoli, ma me lo portava giù dentro lungo un fiume, e Allora invece non è del caso. no. Non è possibile perché No, lungo il fiume no, c'è un tasso di umidità troppo l'umidità alto. lo fa fuori nel giro di un anno, lo fa tutti fuori. Non è possibile, certo. E quindi abbiamo visto che comunque lei è esperto sia di imbalsamazione ma anche di mummificazione, quindi due Mummificazione, procedimenti sì. diversi che però hanno un periodo di durata molto, molto diverso È anche per quanto diverso, riguarda. perché l'imbalsamazione dura Dura in in eterno. eterno, invece la mummificazione non so quanto può durare, ho cominciato 5 anni fa Può e durare di amo nel meno. tempo quanto dura, È certo, è capisci? certo. E comunque, ecco, è un esperimento che lei porta ancora avanti. Abbiamo Sì, visto bene. che comunque l'esperimento ha già dato dei risultati, insomma, tra l'imbalsamazione e la mummificazione, Eh sì, insomma, ecco. spero di fargliela perché la strega mi ha detto che muoio a 96 anni. No, no, per carità. No. Adesso se possiamo, lei di che anno è? Del 25, Del no, 1925. 25, perché nel 45 una fattucchiera mi disse: lei per
prende la moglie presto, intanto prese Ha preso moglie a moglie presto. 21 anni. Hai un fratello che ti frega tutto, così è stato. Dico, quando muoio a 77 anni, allora mi sembrava tanti, capisci, 77. Ma poi mi dicono, no, morirai a 96 anni. Perciò io ancora ho 10 anni da vivere. Beh, a parte che alle fattucchiere non si crede a Eh priori, non sì, bisogna ma le credere. cose risultate bene. Meglio non credere, tanto Io no, io non credo a la nessuno per la cosa superstizione di non Dio, serve, non serve la ma per l'amore superstizione. di Dio. Però Torniamo al suo lavoro. Adesso mi sembra che ha detto che comunque la sua attività non è del tutto finita, non è finita, e continua ancora. sì, continua ancora. Cosa deve mummificare ancora? Cosa deve imbalsamare? Guarda, ho un dossieratore pieno di animali, che questi che trovano ieri mattina qui davanti a casa, ho trovato un tasso, per esempio. Uno aveva trovato, me l'ha buttato qui davanti a casa. E quello che faccio? Ma lei ha imbalsamato anche per amici, conoscenti. Sì, Quindi alcuni suoi pezzi sono per anche a tutti. casa. Infatti tutti quelli che trovano animali in me Li trattati, portano me li lì. portano tutti quanti a me. Ho Me li capito. porto. Poi io li conservo, li mummifico, poi quando ho tempo li imballo e Ma poi li do ai proprietari. fuori, su una porta d'ingresso del suo laboratorio, del suo studio, abbiamo visto che ci sono delle corna appese. Quelle corna da dove vengono? Un sacco No, di non lo corna so, appese. quelle sono corne di bovini che me l'ha dato in macellaio qua, vero? E Ho capito. allora ogni Le ha anno ho conservate? fatto, Le ha conservate? Le sì, l'ho ha conservato, ho sistemate? tagliato lì la porta, ogni tanto qualcuno va a farsi una fotografia, mettiti su quale corna Ho capito. accettare. Ho capito. Per quanto riguarda, quindi diciamo che per chiunque voglia approfondire il settore, ma abbiamo visto anche il settore quindi dell'avifauna, quindi di come sono fatti gli animali, di come è proprio la fisionomia di alcuni animali, soprattutto quelli dell'Appennino, diciamo, ecco, può venire, ma abbiamo visto anche un pesce cane. Pescicane, e lo so, quello l'ho preso a San Benedetto, ma non ho il posto per poterlo portare alla sua mostra, perché Ho capito. lassù c'è uccelli, mammiferi, ci mancano i pesci. Pensate proprio un pesce cane. Addirittura Montefortino, Amandola, queste L'ho zone qui sono. preso a San Benedetto, Certo, beh, ma l'ho preso a San queste Benedetto. sono zone però che un tempo c'è Esatto, la zona volevo di portare la mare, sua mostra, ma non c'ho il posto per poterlo mettere, capisci? eh. Ho capito, però e vi assicuriamo che è un esemplare bellissimo No, da poter è vedere. bello È veramente. bello, è grande, soprattutto proprio dimensioni naturali, era un pesce cane vero e proprio. Ma abbiamo visto che in alcuni animali lei ha fatto proprio il raffronto tra lo stesso tipo di animale con solamente scheletro e l'animale imbalsamato completamente. Sì, perché per far vedere agli studenti dell'Università di Macerata, quelli che fanno veterinaria, no? E far vedere come Camerino fa un forse? camerino, esatto. Camerino. Far vedere com'è l'animale intero, e poi far vedere lo scheletro Esatto, dell'animale. perché lei ha detto anche che ha in attivo una collaborazione appunto con un professore Sì, dell'Università di Camerino, Lucia Ferro. il professor Bruciaferro. Lucia Ferro, E sì. che attività avete svolto insieme? No, niente, ogni tanto viene qua, mi viene a dare i consigli di spostare questo. Ho capito. Infatti la sua mossa me l'ha È fatta spostato. Bruciaferro, me l'ha postata sempre nel Bruciaferro. Ho capito. E per quanto riguarda invece. Abbiamo visto anche diverse fiale, diversi contenitori dove c'è un liquido all'interno che ha detto essere formaldeide, Sì, giusto? ha C'è formaldeide. formaldeide. E all'interno una vastità incredibile Gli di insetti. insetti e anche Beh, bachi, cose un po' di esatto, tutti i tipi. gli insetti io prendo la formaldeide, alcol e formalina e poi ci metto. Appena catturato un insetto vivo lo metto dentro. Vivo. Dopo Muore due o dunque. tre giorni lo ricaccio, lo metto da una parte. Perciò bisogna sempre metterci a mummificare l'animale vivo, Vivo, deve essere vivo. deve essere vivo l'animale, ecco.
È un consiglio anche per chi volesse fare una prova, magari, insomma, ecco. Però, ecco, no, se provate, magari non ci riuscite oppure viene male. Invece, se venite a trovare il signor Brunori, sicuramente ne vede, avete Sì. un'esperienza vastissima vedendo il suo. No, io ho imparato a parecchi ragazzi, ho detto, dico, voi fate così e poi ogni tanto qualcuno me lo porta a vedere, eccetera. Cerco di imparare a portare questi ragazzi, sia la mummificazione che Che l'imbalsamazione. rimbalzamazione, certo, perché lei non ha studiato questa materia, questa No, è no, una cosa che è lei venuto da sé, ha venuto da è sé, venuto da sé, hai è capito? venuto da sé, è venuto. Ecco, e quindi va bene, intanto signor Brunori, noi la ringraziamo molto della Di che cosa? disponibilità che ci ha dato, del tempo che ci ha dedicato Ma per carità, ci mancherebbe. ma soprattutto inviamo tutti i nostri visitatori e conoscenti a visitare la mostra del signor Brunori. Nello stesso palazzo all'interno del quale c'è la mostra della Pinacoteca, appunto, la Pinacoteca di Montefortino, provincia di Fermo. Buonasera, grazie. Buonasera.